Buonasera. Qualche giorno fa, dopo il lavoro e dopo aver ritirato i miei figli a scuola, mi trovavo, come mi capita spesso, a una festicciola pomeridiana di bambini di 5-6 anni e quando, un po' stanca per la routine quotidiana, ho avvistato una sedia libera nei pressi del buffet e ho pensato di appoggiarmi un minuto, non di più, perché queste situazioni non lo concedono. E non avevo nemmeno sfiorato il sedile quando una bambina che mi arrivava più o meno qua mi si è avvicinata brandendo una spada laser e intimandomi di lasciarle il posto perché era suo. Io per istinto incondizionato mi sono effettivamente alzata di scatto per lasciarle il posto, anche perché temevo ci potessero essere i genitori della piccola tiranna acquattati da qualche parte. E devo confessare che per un attimo ho sognato di sentire pronunciare una frase che non sento pronunciare dai tempi di mia nonna, cioè qualcosa tipo porta rispetto alla signora, ma poi chiaramente mi sono guardata e ho detto non è possibile che questa bambina pensi che io sia una signora, anche perché tra noi mamme ci trattiamo con un modo così informale e la moda del giovanilismo è così diffusa che persino i bambini ci vedono come dei loro coetanei. E vabbè, speravo che magari almeno qualcuno le dicesse dai non fare l'antipatica Matilde, ma non è andata nemmeno così. La bambina ha ricevuto un plauso generale con una reazione tipo ma come si fa a rispettare? Questa bambina ha sicuramente un futuro, mentre io ero sotto lo schiaffo, sotto la minaccia della sua spada laser. E da questo episodio è partita tutta una mia riflessione e ho iniziato a fare caso a tante piccole cose di tutti i giorni. Ad esempio, ormai quando salgo sul tram con i bambini noto che la folla si apre come il Mar Rosso per far sedere i bambini, no? Mentre una volta si faceva sedere la vecchina. Allora, ora non so, la vecchina è ormai la zitella gattara leghista che doveva fare la spesa online e starsene a casa invece di farci gli sgambetti col bastone, col suo malefico carrello scassato, mentre i bambini, con la loro spontaneità, con il loro modo di fare contagioso, sono diventati un po' i protagonisti, come si vede in questa illustrazione di Maurice Sendak degli anni 60, e sono quelli che comandano in tante situazioni il nostro agire quotidiano. E mi è tornata alla mente una frase di mia madre che poco tempo prima mi aveva detto sono proprio sfortunata perché sono nata quando i bambini dovevano tacere e portare rispetto agli anziani e sono anziana quando i bambini mettono i piedi in testa ai vecchi. Io naturalmente non ho concordato sul momento perché l'ho presa come un'offesa diretta alla maleducazione dei suoi nipoti e quindi dei miei figli. Però ripensandoci devo dire che forse non aveva tutti i torti. Allora ho iniziato ad andare, questa foto di piccoli tiranni, e ho iniziato ad andare indietro nel tempo e ho pensato alla storia del cinema. Mi è capitato di rivedere di recente questo musical, Tutti insieme appassionatamente, dove il papà, siamo in Austria negli anni 30, il papà ha un fischietto e a ogni bambino corrisponde un suono diverso del fischio, lui li chiama e loro si presentano con un saluto militare e poi si mettono sull'attenti, no? Fantastico. E invece in Mad Men, che è una produzione dei giorni nostri, una serie televisiva che però racconta l'America degli anni 50, i bambini, in questo caso i figli del protagonista Don Draper, fanno veramente stringere il cuore quando si guarda questa, almeno a noi gente di oggi abituati a trattare i bambini come se con rispetto con cui li trattiamo oggi, questi bambini non vengono assolutamente messi a parte di nessuna decisione, di nessun problema all'interno della famiglia, vengono mandati a letto con praticamente sfolgorati con lo sguardo e devono già capire che devono abbandonare la tavola anche se non hanno finito di mangiare e chiudersi in camera perché i genitori devono bere un cocktail, parlare o fumare o invitare amici a cena e la loro unica compagna di giochi è la televisione. E ho pensato poi agli esempi che mi venivano in mente della letteratura e mi è saltato agli occhi questo libro di fine 800 del tedesco Heinrich Hoffmann, Pierino Porcospino. Praticamente è un libro ancora edito in Italia, è una serie di rime che presentano delle minacce veramente macabre fino alla morte violenta verso i bambini che infrangono norme anche semplici come appunto non tagliarsi le unghie come il caso di questo Pierino.
E qui c'è il confronto tra, vedete dalla parte alla vostra sinistra, alcune immagini del libro del classico dell'Ottocento con bambini che fanno delle fini orribili, e dall'altra parte invece un libro uscito in questi anni in cui la situazione è completamente capovolta e c'è un bambino che viene invitato a educare il suo papà. È vero che è soltanto uno stratagemma per far capire al bambino le norme del vivere civile, però allo stesso tempo è eloquente come in un caso ci sia il genitore che amputa le mani del bambino con una tenaglia nel libro di fine Ottocento, mentre ora il bambino prende in giro il papà che piange accompagnandolo a scuola. E mi sono chiesta quindi che cosa è successo in tutto questo tempo e che cosa, in particolare mi sono interrogata su noi genitori nati negli anni Ottanta, sui miei coetanei, e essendo io un genitore avevo un osservatorio privilegiato su tutti i tic e le manie dei genitori miei coetanei. E ho provato a darmi delle risposte. Noi genitori nati negli anni Ottanta siamo figli sicuramente di persone che hanno vissuto sia il boom economico che il 68. In un caso o nell'altro, credendo noi nella psicanalisi che situa tutti i traumi nell'infanzia, pensiamo che i nostri genitori abbiano sbagliato qualcosa con noi. Quindi o sono stati troppo di destra, troppo consumisti, perché comunque sono vissuti nel boom economico, oppure sono stati troppo di sinistra, troppo comunisti, troppo libertari, perché hanno fatto il 68. E sicuramente se hanno divorziato hanno fatto male a divorziare, se non hanno divorziato avrebbero dovuto divorziare. In ogni caso noi vogliamo essere migliori di loro e crediamo di poterlo fare differenziandoci attraverso dei comportamenti alternativi che vado a esplorare. Cosa succede? Noi genitori siamo anche molto, abbiamo paura, perché noi abbiamo fatto dei figli in un momento di crisi economica rispetto ai nostri genitori che invece li hanno fatti in un momento di crescita. E i nostri stessi genitori, compatendoci, aiutandoci, ci danno l'autoindulgenza per drammatizzare la nostra condizione, che in realtà è una delle condizioni, penso, praticamente la più comune dell'umanità, che ora invece viene vissuta appunto in maniera drammatica. Siamo anche persone che famose per non avere voglia di crescere, forse perché giustificati, perché siamo stati a lungo nel precariato e quindi abbiamo avuto insomma una giustificazione a voler rimanere sempre piccoli, tra virgolette. E sicuramente un sintomo di questa cosa è che abbiamo gli stessi consumi culturali dei nostri figli, perché guardiamo con loro i cartoni della Pixar, leggiamo il libro di Hunger Games, andiamo al concerto di Jovanotti con i nostri figli. Tutto questo fa di noi dei genitori paurosi che si aggrappano a qualsiasi moda, a qualsiasi tendenza, pur di trovare delle soluzioni, delle risposte a questa condizione che ci fa paura. E naturalmente il mercato ha una risposta ad ogni nostra paura in un prodotto. Questo è il parenting. Dovrebbe significare semplicemente essere genitori, invece è diventato ormai un settore vero e proprio del commercio che ci targettizza, ci inserisce nelle mailing list e prova a venderci una serie di prodotti tra i più futili del mondo. Ed è anche una disciplina che si può studiare nei libri, si può andare a studiare anche nelle associazioni e si può imparare da dei consulenti specifici, e ha anche delle vere e proprie materie, anche un po' indecenti, tipo allattamento al seno, ginnastica del perineo. Noi non ci facciamo mancare niente, ci iscriviamo a tutto perché pensiamo che questo faccia di noi dei genitori consapevoli e progressisti. E la consapevolezza è il concetto, il grande concetto che fa un po' l'amo di tutte questi nostri comportamenti, perché pur di rappresentarci come virtuosi noi siamo disposti a comprare qualsiasi cosa. E in questo senso siamo anche vittime del pensiero politicamente corretto, che è molto di moda, e di conseguenza vogliamo rappresentarci come persone buone e giuste, soprattutto sui social. E quindi vogliamo essere visibili sui social come persone che fanno tutte le scelte giuste, anche per i loro figli. Per cui postiamo la foto non di nostro figlio che si distrugge di TV 9 ore al giorno, ma del suo primo vaso fatto al tornio, oppure dei pannolini lavabili a stendere fuori dal balcone.
E allora, questa immagine rappresenta la doula, che è un'altra, una di queste mode che vorrei raccontarvi. La doula è una nuova figura che va molto di moda tra le neomamme, ed è una figura presa dalla cultura filippina. È una figura che accompagna la donna nel periodo perinatale. Allora, questa pubblicità dice «Every woman deserves a doula». Io non ne sono così sicura. Diciamo che le nostre nonne non sentivano il bisogno di uno spazio dove andare a lamentare, di un'associazione dove andare a parlare con le altre mamme o a lamentarsi con la doula delle smagliature. L'unico spazio di cui avevano bisogno, semmai, era il rifugio antibombe, anche se erano incinte. E qui tutta una serie di prodotti che fanno di noi persone migliori e che noi non esitiamo a comprare. C'è il pannolino di mais, quindi biodegradabile, c'è il vello d'agnello che si sistema nella carrozzina perché il bambino non sudi, non abbia caldo, non abbia freddo, sia sempre la temperatura giusta, l'amaca di lino che invece è presa dalla tradizione degli eschimesi, per cui il bambino impara a addormentarsi da solo oscillando, il libro in fibre naturali, naturalmente anallergico, i passeggini alti perché il bambino non deve prendere lo smog dei tubi di scarico dei SUV, di altre mamme probabilmente nei SUV, e il passeggino per fare fitness, perché la mamma possa fare fitness. C'è poi la fascia, la Lullabelli, che è questa fascia che trasmette musica al feto nelle vibrazioni adatte al liquido amniotico, e c'è anche una fascia che permette al papà di sentire i calci del bambino, una cosa di cui l'umanità non aveva mai sentito bisogno, però noi abbiamo anche questo. C'è poi una scuola, la scuola del portare, che è proprio un posto che insegna come fasciare il bambino alla maniera africana, che è una cosa sicuramente bellissima, l'ho fatta anch'io, però ormai abbiamo queste mamme che si riducono a lavorare al computer 8 ore al giorno col bambino legato nella fascia, e non contente di aver sudato tutto il giorno col bambino addosso, c'è la prolunga per il letto matrimoniale, perché adesso il bambino deve fare co-sleeping, quindi deve dormire accanto ai genitori, e perciò c'è, insomma, l'arredamento per l'infanzia ha prodotto questa novità. Così la mamma può goderselo, sempre appiccicato al corpo, anche di notte. C'è poi lo sciroppo alla bava di lumaca, che naturalmente ci ha convinti subito perché è omeopatico e non sovvenziona le terribili case farmaceutiche, quindi sembra fare schifo, ma in realtà è una cosa bellissima. E lo spazio per la poppata libera nei musei e nelle fiere, perché naturalmente a una settimana dal parto noi vogliamo fare le svedesi della situazione, andare a vedere la mostra al museo. E poi quella che vedete qui è la grotta del sale, un posto pieno di sale che serve a fare sgocciolare il naso del bambino, proprio come succederebbe al mare. Però costa molto più della casa al mare, l'abbonamento a questo posto. Per le allergie c'è il test kinesiologico, quindi un test non invasivo. Le mamme ormai sperano un po' che il figlio sia allergico al glutine, perché è questo nuovo grande nemico comune, e quindi bisogna fare il test antiallergico. Ma per non fare quello tradizionale invasivo con le lamette, si può semplicemente appoggiare sul muscolo l'allergene, e il muscolo, che secondo la medicina cinese conserva tutta la memoria della storia del corpo, risponderà e dirà al kinesiologo se il nostro bambino è allergico a qualcosa. Le mamme che vanno dal kinesiologo e dall'omeopate naturalmente non fanno il corso preparto, ma lo yoga in gravidanza, e imparano anche il canto tantrico, che è un canto che si può fare durante il parto, è una sorta di gorgheggio, che poi uno non riesce mai a fare, poi quando partorisce, ma se riesce sicuramente lo staff medico lo odierà, al punto da non somministrargli l'epidurale, penso. Perché vabbè, con questo non voglio, cioè volevo farvi sorridere dei nostri tic, delle nostre manie, o se non siete genitori, delle manie che sicuramente avete riscontrato nei vostri amici che compulsivamente postano foto dei loro figli sui social. E non voglio dire che dobbiamo rinunciare a tutti quelli che in realtà vi ho fatto vedere, che sono sicuramente dei progressi, delle conquiste che abbiamo fatto. La mia riflessione è solo che molto spesso, per differenziarci dai nostri genitori in maniera virtuosa, abbracciamo anche delle pure mode che non hanno nessun fondamento scientifico. E perciò aderire in maniera entusiastica a tante pseudoscienze del bene che ci fanno apparire buoni
Qualche volta non funziona perché moltiplica le fonti di sapere in maniera confusa, ma soprattutto tende a formare dei bambini ultra coccolati che non sono in grado di affrontare niente senza tutto il kit per la vita di cui noi li forniamo e che non sono capaci nemmeno di passare un'ora se non sono impegnati nel laboratorio di cucito o nel workshop di cucina. Le mode della puericultura peraltro cambiano molto velocemente, come la moda scarpe, per cui se hai un figlio nato nel 2005 ti hanno detto che devi farlo dormire in camera sua, se è nato nel 2007 no, invece deve dormire accanto a te. Perciò noi dovremmo avere la saggezza di informarci naturalmente su tutto senza però aderirvi completamente, ma lasciando spazio al nostro senso critico e al nostro istinto, che sotto a palate di sensi di colpa e apprensione sopravvive persino in noi genitori nati negli anni Ottanta. La conclusione qual è? Non dovete andare a casa e gettare i pannolini di mais, né dare uno schiaffo a vostro figlio perché forse un giorno non ha fatto sedere una signora sull'autobus, ma ricordare che il parenting, in questa sua versione commercializzata e narrativizzata, può sembrare uno sport molto più estremo del semplice, universale e naturale essere genitori. Grazie.